Spero che non salti il collegamento un'altra volta perché oggi mi fa diventare pazzo. Io ho ascoltato, sono riuscito ad ascoltare comunque la relazione della dottoressa Ruffolo e, scusate un attimo, della dottoressa Ruffolo e direi che ha fatto un bel quadro, complimenti, di tutto. Tutto quello che il sottoscritto, però, sul piano strettamente tecnico, Ruffolo ha fatto un ottimo quadro per quanto riguarda, in effetti, tutti quelli che sono gli aiuti che potranno arrivare all'agricoltura, ma a quell'agricoltura che noi tecnici solitamente definiamo l'agricoltura sostenibile. Morale della favola. Cercherò di stare un pochino, diciamo, più come ovviamente mi è stato segnato il compito con i piedi, che si alza la mattina, esce di casa, ha pensato il giorno prima alle cose che deve fare, ma nello stesso tempo, quando esce, intanto guarda Negativa. qual è la situazione climatica della gente. Però se mi usciva il tampone negativo quell'altro stavo Ah. sempre Ah, mi interferenza, col tu. scusa. Può darsi che abbia bisogno di cambiare postazione della sua giornata per una serie di problemi legati al clima, eccetera, e quindi sono stato oggetto imprenditorialmente molto bravo, da tempo impegnato nel suo lavoro secondo un concetto di miglioramento continuo di anno della sua attività, però nello stesso tempo ovviamente è soggetto a delle variabili che tra l'altro diremo ogni tanto non sono sempre sua responsabilità. Poi diciamo produce materia prima per l'alimentazione. Va bene così? E opera secondo schemi del miglioramento continuo. Che quello che dicevo prima, cioè anni in anno subisce delle evoluzioni e spesso anche nel corso dei mesi dell'anno, perché l'agricoltore ha bisogno di farsi sistematicamente a determinate situazioni e quindi noi vediamo le nostre attività come un qualche cosa di giorno in giorno, di mese in mese, ovviamente alla luce anche di quello che si diceva prima, il rispetto dell'ambiente, la sicurezza alimentare e ovviamente l'attività dell'impresa, perché se forza di cose, quando si parla di sostenibilità, si intende dire che anche il nostro settore ha bisogno sostanzialmente di vivere dal punto di vista reddituale. Vado avanti. Speriamo che non fa. Ecco. Il tema di fondo che affrontiamo nel settore ortofrutticolo sui cambiamenti climatici, vediamo che cos'è nella realtà. E che cos'è soprattutto il problema di partenza con il quale noi dobbiamo fare i conti come se se il clima cambia, in particolare a causa delle emissioni in atmosfera, quindi abbiamo quello che viene chiamato ormai l'aumento costante della temperatura, allora bisogna però anche ricordare che l'agricoltura non è l'unico responsabile di questo problema, ma rappresenta circa, per quanto riguarda le emissioni di CO2 in atmosfera, una responsabilità quantitativa pari a circa il 30%. È fondamentale quindi che se vogliamo recuperare, serve un lavoro integrato di tutti i settori, prendendo in riferimento l'agricoltura, altrimenti l'agricoltura da sola rimarrà al palo e rischierà di causa il surriscaldamento globale determinato però da altri attori. La combustione delle materie prime, per esempio petrolio e carbonio,
per generare energia è ovviamente il primo soggetto inquinato. E chiaramente i consumi di petrolio, i consumi di carbone non sono semplicemente addebitabili soltanto alla morale. Come affrontiamo i cambiamenti climatici? E ho scritto in rosso finché rimaniamo però in cambiamenti limitati, perché bisogna dirlo abbastanza fuori dai denti: se i cambiamenti avranno dei peggioramenti più che proporzionali rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi 50-60 anni, secondo me è una discussione che probabilmente arriveremo in ritardo a mettere in moto tutti quei meccanismi che riportino il pianeta Terra a sopravvivere. Ecco perché prima ho citato quindi l'importanza che tutti quanti i soggetti che sono impegnati in attività produttive o di servizi, quindi i vari settori imprenditoriali mondiali, facciano fronte a quelle che sono le problematiche, mettendo in moto tutti i meccanismi che in modo particolare limiteranno le emissioni nucleari, limiteranno l'effetto serra e limiteranno l'aumento quindi delle temperature. Noi, il primo aspetto che andiamo a prendere in considerazione è se aumentano le temperature. Dobbiamo cambiare le culture tipiche del nostro territorio, parlando soprattutto di ortofrutticoltura. Allora, noi coltiviamo in Emilia-Romagna, in questo caso, già da molto tempo, albicocco, ciliegio, pesto, kiwi, che non è originario dell'Emilia-Romagna, susino, pero, melo e cachi. Per la verità, nessuno è di origine botanica emiliano-romagnola. Però nel corso dei tempi, nella storia, tutte queste culture sono state portate in Emilia-Romagna, in Italia, e ovviamente sono passate alla coltivazione. L'ultima in ordine di tempo è l'actinidia, che non era presente, ma non era presente, per esempio, nell'altro grande paese che l'ha valorizzata e che si chiama Zelanda, pur essendo ai tipodi della Italia, Nuova Zelanda, ha linee di suoli ben diverse e lì, in ogni caso, il kiwi trovò una sua posizione di coltivazione ben consolidata intorno agli anni 50 del secolo scorso, ma in realtà botanicamente i neozelandesi l'avevano trovata negli orti cinesi, come del resto un po' tutte le coltivazioni. Poi abbiamo melograno, che ci sono aziende o case in agricoltura, ma anche nei giardini nel centro nord Italia. Abbiamo il noce, era già presente anche in passato, il nocciolo, molto presente anche in Piemonte, oppure nel Lazio, il nocciolo, i piccoli frutti. Con l'aumento delle temperature, bisogna pensare, possono, se parliamo invece delle orticole, da fresco industriali in Emilia Romagna, praticamente, come un po' in tutta Italia, coltiviamo quasi tutte le specie, fragole comprese, che sono conosciute a livello europeo e a livello mondiale. Quindi la prima domanda sarebbe per me, quando qualcuno dice cambiare le coltivazioni o adattarle al cambiamento climatico. Diciamo che se le temperature aumenteranno e rimarranno abbastanza stabili rispetto al livello che abbiamo oggi, probabilmente potremo continuare ancora a coltivare queste specie. Qualcuna più tipicamente, magari tropicale, si avvierà anche al nostro paese, a partire dalla Sicilia, però dobbiamo fare attenzione. Perché? Perché la globalizzazione, più o meno giustamente, ha portato ad espandere le coltivazioni frutticole, ma anche quelle orticole in tutto il mondo, e quindi ogni volta che mettiamo in coltivazione una specie, dobbiamo anche pensare se poi questa effettivamente avrà concorrenza con le quantità di quei paesi, entriamo in diretta concorrenza anche per quanto riguarda
riguarda ovviamente la remunerazione di questi prodotti. Quindi ci sono dei calcoli economici che ci accompagnano sempre nella disamina che faremo, alcuni dati, altri in corso di revisione. Procedendo, se possono essere utilizzati in questo senso, cioè ricercare varietà o specie più resistenti alle alte temperature, è chiaro che alle condizioni climatiche attuali, faccio una prima riflessione, le colture che abbiamo sono ancora coltivate con qualche aggiustamento agronomico, però se peggioriamo specialmente secondo le verifiche che noi ogni tanto come te dobbiamo fare già da tempo, sarà un po' fatica continuare a coltivare specie che potrebbero essere di scomparsa. E quindi in questo caso bisogna mettere mano a un modo che può avere pro e contro a seconda di chi la guarda dall'esterno. La seconda riflessione è: noi coltiviamo ovviamente su terreni, possiamo stare i cereali che sono al 99,9%. Ma se parliamo di ortofrutticole e anche di frutticoltura, principalmente siamo ancora per quel discorso di tentativo di rispettare i suoli stessi, i territori, eccetera, l'ambiente. Può essere, e lo chiamo appunto interrogativo perché sta succedendo, che subentrano le cosiddette coltivazioni in serra, serre temporanee o anfisse come hanno gli olandesi, oppure potrà addirittura idroponico o addirittura aeroponica. Ci sono già editori che si sono portati in questo campo. Ci sono costi euro per di serre, per cui dentro una coltivazione che poi permetta di ammortizzare la serra stessa, possibilmente una serra che non debba consumare calore, perché il calore viene da energia attualmente prodotta combustionando materie fossili, come il petrolio, il carbone, eccetera. Ci sono già dei movimenti in questa direzione. È chiaro che a fronte di un cambiamento climatico, una coltivazione circoscritta ad un ambiente chiuso è fuori discussione che può comportare, può essere una risposta a quella coltivazione in pieno campo. Però la riflessione di fondo che ci accompagnerà poi successivamente nella mia relazione è: ogni cambiamento di coltura avrà sicuramente un costo gestionale che dovrà essere sostenibile, quindi anche un prezzo di vendita adeguato cui il consumatore possa comprarlo e quindi troverà sul mercato una collocazione quando eventualmente il prodotto oggi è già presente in quantità e viene continuamente battagliato sul prezzo. Ho scritto, i calcoli sono in corso perché siamo a queste situazioni. Noi abbiamo attraversato una crisi pesantissima della pescicoltura in Italia, in particolare anche in Romagna a partire dal 2003, quando l'esuberante produzione spagnola, che era il secondo produttore europeo di pesche marine, superò l'Italia in termini di quantità produttive, continuò a coltivare ettari di pesche nettarine, arrivando al punto che le pesche nettarine remunerarono un solo agricoltore che era di sotto i costi di produzione. C'è stata una crisi pesante, non è mai finita, tanto è vero che il prezzo medio delle pesche nettarine è ancora abbastanza lontano da quello che dovrebbe essere il prezzo remunerato, giustamente per fare reddito all'agricoltore. Morale: dobbiamo fare attenzione quando arriviamo alle eccessi di produzione. Se noi dovessimo un giorno
sostituendo determinate culture, andare a produrre culture che altri a loro volta fanno. Faccio l'esempio del melograno. Il melograno è coltivatissimo a livello mondiale. Parliamo di Israele, parliamo di Iran, parliamo di Afghanistan, parliamo di Turchia. In Italia gli agricoltori sono bravissimi, sanno anche coltivare il melograno, ma capita già oggi che entriamo anche in concorrenza con le produzioni di quei paesi. Ovviamente significa che noi dobbiamo adeguarci, però che non abbiamo che possono essere di aiuto, ma ovviamente non possono essere i soli che vengono realizzati. Se mi dilungo troppo mi fermate. Non è che questo percorso comincia adesso, è già in piedi da tantissimi anni. Generalmente la selezione varietale in campo si fa alla vecchia maniera, incrociando. Dottore Gidori, scusi, può provare a chiudere la telecamera per ottenere magari una coltivazione nuova, per esempio il susino mi metti in difficoltà, aspetti che cerco il tasto mi è sparito, ho il tastino dell'audio che posso chiudere. E vicino c'è il video. Non vedo quello della telecamera, non so perché. Di beccarlo. È di fianco all'audio. Allora, ingrandire l'immagine. Sì, infatti, ma non c'è, non so. Allora, voi mi vedete ora? Sì. Fianco l'audio, ma qui io non riesco. Così l'ho tolta? No, è lo stesso, è solo perché la sentiamo e la vediamo, ma ogni tanto la voce è a scatti e quindi le chiedevo di chiudere la telecamera per quello. Ah, ho capito. È lo stesso, sì, adesso procedo. Sto cercando, ed è la prima volta che mi capita, che io no... Lei può togliermela? Perché io di qua, in questo momento, non ho il pulsante della telecamera in visione. C'è niente da fare, so perché. È lo stesso, proceda così, è lo stesso. Allora, vediamo se qua riesco a... Ecco, così va bene, proceda così. Togliere la telecamera, ma non c'è verso. Ah, va bene, andiamo avanti. Allora, ecco, forse adesso è scomparsa. Stavo dicendo, la selezione delle nuove varietà, fino a qualche tempo fa, era ed è ancora basata soprattutto sui cosiddetti incroci naturali. Quindi nell'ambito della specie e nell'ambito, se vogliamo, anche di specie diverse. Però quando noi cerchiamo di studiare una varietà o nell'ambito di una specie, trovare un materiale che possa essere resiliente all'aumento delle temperature, quindi più adatto, è chiaro che questo tipo di ricerca, se è fatta con gli incroci normali, richiede un certo tempo ed ha anche un certo costo.
Una volta però che si è raggiunto anche un risultato, occorre che come questo prodotto passi il vaglio, la cosiddetta sensoriale ai consumatori, e quindi abbia un certo indigimento da parte dei consumatori, perché altrimenti abbiamo fatto un grosso lavoro, poi magari abbiamo ottenuto una varietà che produce magari anche poco, può essere anche di gradimento, però non può fare al caso nostro per quanto riguarda la possibilità della redditività all'azienda. Allora, negli ultimi anni, con lo sviluppo delle biotecnologie, è venuta alla luce l'opportunità di agire in un certo modo, cioè andando a lavorare sul DNA delle nostre specie. Questo vuol dire mettere in mano, per dirlo fuori dai denti, o alla transgenesi o tutt'al più alla cisgenesi. Quando parliamo di transgenesi, praticamente parliamo in pratica di organismi geneticamente modificati nel vero senso della parola. E in questo caso noi potremmo trovare delle varietà che sono più resistenti agli aumenti di temperatura, ma ripeto, dicevo prima, può anche darsi che sia più sufficiente coltivare una piantagione che già viene coltivata nei climi più caldi. Però gli OGM non sono ammessi in Europa, anche se invece abbiamo una discreta presenza su alcune terre agricole, come il mais e la soia, dove in quei paesi dove invece l'azione degli organismi geneticamente modificati è accettata, vedi gli Stati Uniti. Oggi noi ci concentriamo maggiormente sulla possibilità di lavorare attraverso lo studio del DNA all'interno della stessa specie, fra varietà diverse, per vedere se le caratteristiche di una varietà potrebbe essere una maggiore resistenza al caldo, possiamo metterla. Diciamo, portarla all'interno di un'altra per permettere a questa di essere a sua volta più resistente al caldo. Però qui si apre tutta una serie di riflessioni, si aprono, che ovviamente investono anche la parte politica e quindi la collettività intera. Quindi le complicazioni che ci sono nel mettere mano anche solo alla cisgenesi, lasciamo stare la transgenesi, eccetera, comportano anche fare attenzione a quella che può essere, a parte gli aspetti di trovare la varietà più resiliente all'ambiente, che ci realizzo come novità vegetale anche all'interno della stessa specie, è comunque un prodotto che non avrà degenerazioni nel tempo, perché la pesca che mangio oggi io si è formata in milioni, diciamo anche solo magari migliaia di anni, però ha avuto uno sviluppo di incroci molto 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 lungo, sui quali la natura ha fatto giustizia a sua volta nel tempo, eliminando quelle che erano le varietà meno capaci di resistere o sui suoli o all'ambiente per determinare la produzione. Ma al di là di questa parte c'è anche in termini di sicurezza nel tempo, cioè sanitaria. È successo anni fa attraverso la manipolazione genetica di una patata per renderla resistente ad una malattia fungina, la peronospora. Si scoprirono per 7-8 anni che quella patata però aveva una caratteristica particolare di produrre una sostanza abbastanza velenosa, pericolosa per l'uomo. Questi fenomeni qui, che noi chiamiamo fenomeni cronici, non si vedono subito, si vedono dopo tanti anni. Ed è qui che si scontra un po' la cultura europea con quella americana, dove in America si dice ciò che è innovazione deve essere anche remunerazione, cioè deve essere anche business commerciale, e quindi se noi aspettiamo con un'innovazione di vedere gli eventuali effetti collaterali per degli anni, poi non la possiamo sfruttare commercialmente. L'Europa ragiona diversamente, però è chiaro che qui i tempi sono piuttosto lunghi e sono anche piuttosto costosi. Però su questo si deve lavorare, perché è uno dei primi passi per cercare di affrontare il problema, ovviamente, delle temperature. Poi andiamo invece a uno degli aspetti un po' pesanti a cui, al quale ci siamo un po' abituati, che
che è la destagionalizzazione, o meglio, soprattutto in particolare modalità diverse dei fenomeni piovosi in qualità e in quantità. Sono anche frequenti le alluvioni e le bombe d'acqua. Non andiamo a pensare di voler attribuire alcuno la responsabilità in termini specifici. Diciamo che eventualmente la responsabilità è di tutta l'umanità che probabilmente con il suo viaggio sul pianeta può darsi che abbia determinato tutta una serie di problemi, quindi del cambiamento climatico, che portano anche al cambiamento dei fenomeni meteorici. Che cosa possiamo fare noi anche per andare incontro indirettamente a questi aspetti del cambiamento climatico, per rendere meno pesante eventualmente quello che succede? Intanto il miglioramento delle reti scolari, compito dei consorzi di bonifica, compreso anche quelli invece aziendali. C'è stato un periodo che pensavamo di mettere a coltivazione tutto quello che ci capitava sotto mano di terreno, compreso anche il giardino di casa adiacente al campo, e poi in modo tale da avere una massima produttività su tutti i terreni. Poi ci siamo dimenticati invece di curare la rete scolante aziendale, perché nei momenti in cui piove insamente, quindi piove molto in un arco di tempo breve, ovviamente ci sia lo scolo delle acque. Quando avvengono invece le famose bombe d'acqua, in questo caso è anche un po' complicato dire che una buona rete scolante, una buona rete di bonifica possa eventualmente ovviare all'inconveniente. Però fatto sta che questi fenomeni spesso sono un po' più limitati, anche se purtroppo di intensità piovosa invece lo sono abbastanza. Bisogna intervenire in qualche maniera, perché? Perché regimentando le acque cerchiamo di ridurre anche quelli che sono i rischi di erosione o degli smottamenti dei terreni, e in più aggiungiamo, che a volte qualcuno si oppone, cerchiamo di evitare di andare a mettere colture agrarie, anche se filtrate all'alimentazione umana o zootecnica, in quelle aree che sono a rischio o di smottamenti o di erosione. E ovviamente, dove è possibile, dobbiamo riforzare. Facciamo attenzione, perché qui occorre spendere una parola per in senso buono per i produttori agricoli. Dobbiamo sempre pensare che dobbiamo forestare, dobbiamo dire tutti i suoli, però è importante capire che finché l'uomo è presente su questi suoli, soprattutto come agricoltore o come allevatore, probabilmente li cura. Quindi ci guarda anche dal rischio di quelli che sono i fenomeni franosi, eccetera. Se togliamo la rete agrario, quindi dal forense, è fuori discussione che aumenteranno. Io vado avanti. Ci sono negli ultimi anni hanno avuto dei comportamenti, però sono a carico anche loro, o meglio, sono il frutto di quelli che perché tendono ad aumentare. Anche se si può fermare i punti in bianco, se noi non riusciremo e diciamo sul riscaldamento atmosferico, quindi delle aumenti di temperature, quindi del cambiamento che affermare quello che oggi ovviamente l'agricoltore non sta a guardare a curarsi, che è uno di quei viene danneggiata e più il costo oggi di un moderno impianto frutticolo si va intorno ai 40-50, che vanno ovviamente tra il meno, quindi
pulsione tutti gli anni dal momento commerciale fresco alla versione, quindi ci devono essere possibilmente il minor numero di perdite. Ci sono le possibilità di difesa umana, perché l'unico mezzo di difesa purtroppo sperare non si manifesti. Non è che è fuori di discussione che abbiamo anche il rischio di queste problematiche. Quello che possiamo fare è sperare appunto che non avvengano. Poi abbiamo, sempre andando avanti in materia ambientale, entriamo un po' più in aspetti reali. C'è l'aumento di periodi siccitosi e quindi si impone una gestione diversa dell'acqua, sia meteorica che dell'irrigazione. Noi tanti anni fa, una quindicina di anni, in una zona dell'Emilia Romagna, specialmente vicino al Farentino, perché c'era l'accusa che la Tinidia stava sfruttando troppa acqua dei fiumi per l'irrigazione e quindi sostanzialmente non poteva essere coltivata. Caso strano però era che quella coltura si era insediata in quel territorio perché? Perché era nuova e quindi, essendo anche una novità, realizzava anche una discreta redditività per gli agricoltori. Quindi la risposta poteva essere: la caviamo e torniamo allo bicocco che non ha un reddito molto alto. Invece la risposta un po' più logica fu: ma perché non vediamo se nel tempo siamo in grado di costruire un sistema di raccolta delle acque, quelle meteoriche, invece di andare complessivamente sempre verso il mare dopo ogni pioggia, possono essere imbrigliate, comprese le acque meteoriche autunnali o invernali, se cadono non tanto in grandi bacini che possono comportare dei dissesti idrogeologici. E quindi venne l'idea di fare, cosa che è stata fatta, che vi faccio vedere in una diapositiva, dei laghetti che possono immagazzinare, ognuno anche se piccolino, senza il bisogno dell'intervento del progettista geologico per fare i laghi come succede nei grandi laghi, laghetto aziendale che può avere un'autonomia di acqua per irrigare un'azienda per almeno un mese e mezzo, senza dover ricorrere a altre fonti d'acqua. E questo è l'esempio, faccio vedere con una foto che è stata presa ovviamente da Google, eccola qua, tutti i cerchietti, vedete in rosso, sottintendono praticamente dei laghetti aziendali e qui siamo nella zona di Modigliana. Anni fa queste cose non erano pensate, però oggi invece di sfruttare e di mettere in secca, già a volte ci va da solo, il fiume Lamone oppure l'altro fiume della zona di Palazzuolo, di Casola Valsegno, che è il Segno, in sostanza si va a cercare di non sfruttare al massimo le possibilità date da questi fiumi, ma invece da parte dei laghetti aziendali. Questo, per esempio, è un intervento che tra l'altro permette anche a quell'acqua che è nei laghetti di portare mitigazione ambientale e quindi dare una mano a quello che è il riequilibrio delle temperature. Però, nello stesso tempo, dobbiamo gestire meglio l'acqua. Posso dire che quando io ho letto un po' tutto il Green Deal e gli obiettivi che ci sono stati dati, si è parlato di arrivare alla razionalizzazione e alla diminuzione dell'uso dell'acqua nel campo dell'agricoltura. Questo è un campo sul quale io ho lavorato perché mi piaceva tantissimo fin dagli anni '80 e posso dirvi che fin dagli anni '80, quando si cercava di progettare un impianto di irrigazione per una qualsiasi cultura ortofrutticola, non solo in Emilia Romagna, ma un po' anche in tutta Italia, si cercava di adottare dei sistemi, di lanciare dei sistemi di irrigazione che fossero sistemi di irrigazione che consumavano poca acqua, perché abbiamo sempre detto, e io lo ribadisco, una pianta non è un cammello che beve acqua in funzione di una grande quantità che gli diamo oggi per poi farne riserva per un mese.
un soggetto che vive normalmente come l'uomo, quindi beve un po' tutti i giorni. E quindi l'idea, per esempio, di inserire la microirrigazione, soprattutto alla goccia, memori le esperienze anche in Israele, comporta di mettere a fuoco dei sistemi irrigui che sono già portati a consumare quel minimo quantitativo d'acqua che serve alla pianta. Se poi aggiungiamo che attraverso qualche strumento, per esempio i tensiometri, non addetti ai lavori magari può sembrare una parolaccia, ma è uno strumento che misura sostanzialmente qual è la tensione dell'acqua che c'è nel suolo, quindi indirettamente quella che è la riserva che c'è nel terreno per la pianta, si mette a fuoco anche quello che è il sistema di irrigazione giorno per giorno per far sì che se la pianta deve bere un litro, la pianta beva un litro, e non che noi ne andiamo a distribuire 10, 20, 30, 40, che poi magari sono costi energetici a monte e poi sono perdite a valle perché quest'acqua percola e se ne va via. Quindi in questo campo è già stato fatto molto, si può ancora far molto, però bisogna anche dire che si arriva a un certo limite, cioè si possono trovare anche varietà che hanno un fabbisogno idrico inferiore a quelle che abbiamo oggi, all'interno della stessa specie, ma è anche fuori discussione che se una pianta prende un minimo di acqua, ovviamente la consuma. Procedendo a questo punto andiamo a vedere, questa era la diapositiva di prima, andiamo a vedere quello che succede in funzione dei cambiamenti climatici, almeno noi diciamo così, perché dicevamo prima ci siamo un po' destagionalizzati, è successo che pian piano abbiamo più frequentemente inverni miti, poi c'è un ritorno di freddo in primavera e poi abbiamo delle estati molto calde e siccitose. Ora, quale problema ha cominciato ad affrontare l'agricoltore, per esempio nella nostra regione? Quello delle cosiddette gelate primaverili. Anche questo è un effetto che, se durerà in questa maniera, il primo ovviamente non sarà possibile salvare tutte le produzioni tutti gli anni come abbiamo cercato di fare nel 2020 e nel 2021. Gli studi sugli effetti delle gelate per irraggiamento, cioè quelle primaverili, sono in piedi da tantini anni. Devo dire che nel corso del 2021, dopo il secondo anno conseguente a gelate che hanno praticamente dimezzato la produzione frutticola dell'Emilia-Romagna, ovviamente in tutti è scattata una certa tensione. Adesso che riprende ormai la primavera, la paura delle gelate primaverili che potrebbero arrivare quasi sempre a fine marzo, fine aprile, ha già messo in tensione molto del mondo agricolo. Le forme per difenderci anche in termini di rispetto ambientale, cioè usare qualche cosa che non sia altamente rischioso per l'ambiente, addirittura, perché allora andiamo nella direzione che dicevamo prima, torna a fare un po' riferimento a quelle che sono le proprietà dell'acqua, cioè l'acqua, l'irrigazione a pioggia oppure sotto le piante, sfruttando quel concetto che dice che un grammo di acqua che congela libera 80 calorie, cioè fa calore. Morale, proteggiamo i frutteti attraverso l'uso dell'acqua. Se mettiamo delle ventole, dobbiamo farle funzionare con dei motori a scoppio, quindi consumiamo del. Se mettiamo dei riscaldatori, tipo quelle che vengono chiamate le fiammelle, che usano parecchio nei vitigni del Bordonese, del Bordeaux in Francia, anche lì abbiamo magari della paraffina che brucia e quindi abbiamo delle emissioni di anidride carbonica. Quindi anche in questo caso bisogna fare una riflessione, come in tutti gli altri casi, nel momento in cui dobbiamo attivare un qualche cosa che ci risolve un problema, lo faccio però stando attenti a non complicarci le situazioni di impatto ambientale. Sto arrivando quasi praticamente alla fine del percorso. Si dice come affrontiamo eventualmente l'aumento delle temperature delle specie, vedi il pero, che con temperature che vanno sotto i 35-40 gradi durante l'estate ha una serie di difficoltà
di traspirazione fogliare. Questo vuol dire che quello che assorbe l'acqua o di soluzione circolante dalle radici non è sufficiente ad affrontare il fenomeno delle foglie, quindi va in crisi. È fuori discussione che si può arrivare a fare delle azioni di climatizzazione, però anche in questo caso dobbiamo ragionarci, perché se dobbiamo veramente agire per climatizzare il frutteto tutti gli anni, vuol dire dover mettere, per esempio, della nebulizzazione sempre attraverso l'acqua. Quindi in questo caso può essere che il frutteto a sua volta può essere protetto dalle reti antigrandine che tendono a climatizzare un po' di più il frutteto sottostante. Però se noi rimarremo in incrementi di temperatura che magari si fermano a 1-2 gradi, è fuori discussione che probabilmente riusciremo a risolvere molti problemi anche con l'aiuto del mondo agricolo. Può darsi però che se aumentiamo sul serio, per quelle che sono le previsioni dei più catastrofisti, nei prossimi 30, 40, 50 anni, secondo me sarà anche fatica che con qualsiasi tipo di intervento salveremo la frutticoltura o forse anche l'orticoltura. All'orticoltura, in molti casi, come dicevamo prima, ha quella possibilità di essere anche coltivata fuori suolo, cioè in ambienti chiusi, e quindi magari affronta diversamente i cambiamenti climatici. C'è stata un'impennata di nuovo negli ultimi anni, ma anche nel Green Deal, in tutto quello che è scritto, riguardo a tutte le logiche. Cosa c'entrano in effetti con i cambiamenti climatici? C'entrano di più se li vediamo all'interno di un concetto dell'agricoltura sostenibile. Cioè è vero che dobbiamo ridurre l'uso della chimica di sintesi. È vero però anche che ci stiamo trovando, forse non tanto secondo me per i cambiamenti climatici, ma per la globalizzazione, con l'arrivo di avversità, soprattutto insetti, che noi chiamiamo di tipo alieno, come la cimice asiatica. Questi soggetti viaggiano paurosamente, anche semplicemente attraverso trasporti normali delle merci. Se non sempre sono i cambiamenti climatici ad aversi in azione, magari in qualche caso le malattie fungine sì, il nostro compito che dobbiamo svolgere come di dare una risposta all'ambiente è eventualmente cercare sempre di più agrofarmaci che abbiano un basso costo energetico alla produzione. Anni fa noi facevamo una serie di studi per calcolare quanto è in termini energetici il costo della produzione di un agrofarmaco, bisogna dire che era alto, e che anche adesso è alto. Ecco perché allora abbiamo cercato di inserire sempre di più anche prodotti di origine naturale nella difesa delle piante, onde evitare di dover fare uso di prodotti di sintesi magari molto costosi in termini energetici ed ambientali al momento della produzione. Non è vero che non sia stato fatto niente in questi anni, a partire soprattutto dagli anni 80 ad arrivare ad oggi, quindi oltre 40 anni, in materia di razionalizzazione dell'uso degli agrofarmaci. Sono rimasto un po' di ghiaccio, ma lo sapevo che succedeva così, quando ovviamente è scritto nel Green Deal che bisogna ridurre entro il 2025 e poi il 2030 del 50% l'uso degli agrofarmaci. Intanto non è detto né se in quantità o se in numero di molecole o se in numero di trattamenti, quindi dovremo fare un po' attenzione. Però è vero anche che da anni, specialmente in molte regioni italiane, in testa l'Emilia Romagna, i programmi di difesa integrata sono programmi che ogni anno aggiornano le linee anche in funzione ambientale. L'inserimento della confusione sessuale, l'inserimento del Bacillus thuringiensis come insetticida naturale, del carpovirusine come insetticida naturale, hanno sostituito tanti agrofarmaci. La nuova legislazione che compete per l'autorizzazione degli agrofarmaci, ormai negli ultimi 10 anni ci ha portato da 1.080 molecole che avevamo in Europa a 370. Quindi abbiamo già fatto anche una drastica riduzione delle sostanze attive impegnate per la difesa delle piante.
l'inserimento degli insetti utili e così via, tutte queste sono azioni che sono non tanto in termini diretti a favore dell'ambiente, lo sono in termini indiretti. Come dicevo prima, se sostituiscono agrofarmaci di sintesi che hanno un elevato costo di produzione, ovviamente fanno il loro mestiere anche queste cose. Pensate che per fare una molecola nuova come agrofarmaco ci vogliono dai 150 ai 200 milioni di euro e studi per 10 anni. Quindi anche in questo caso probabilmente dovremmo ridimensionarci e ricorrere sempre di più a quello che eventualmente la natura ci mette a disposizione. Nella gestione delle avversità fitopatologiche, ecco, gli studi sulle varietà tolleranti o resistenti a determinate malattie o insetti per ridurre il numero di interventi chimici, è vero che ogni intervento in campo prevede di andare magari con il trattore in mezzo ai campi, quindi consumare energie, eccetera. In questo campo si stanno avanzando continuamente questi studi per verificare le resistenze attraverso anche le biotecnologie. Però è fuori discussione che dobbiamo sempre fare quel ritorno al pensiero di prima, cioè facciamo questi studi attivando anche la transgenesi oppure ci soffermiamo su quelli all'interno della stessa specie e soprattutto verificare la possibilità di trasporre da un DNA all'altro dei geni che però non diano determinati problemi. Allora, per esempio, nel campo della viticoltura, oggi noi non ce ne occupiamo, ma l'avranno detto, lo diranno chi presenterà le relazioni sulla viticoltura, ci sono già dei vitigni resisti a due malattie fondamentali, la peronospora e l'oïdio, sono stati ottenuti attraverso la manipolazione genetica. Non sono ancora, diciamo, lasciati liberi sul piano commerciale per la completa coltivazione, però è un piccolo passo che nell'ambito della comunità europea è stato accettato e quindi in questo campo si deve lavorare. Però è fuori discussione che anche qui siamo in azioni di tipo indiretto, ovvero il problema di fondo di cui abbiamo parlato, che era quello dei cambiamenti climatici. E poi, non è l'ultima cosa, ma ha la sua importanza, occorre modernizzare i mezzi per produzione, perché quando prima ho parlato di un trattore, ho parlato di una macchina che distribuisce agrofarmaci, queste spesso sono mosse ovviamente da forza motrice che viene dalla combustione nei motori di materiale fossile, quindi in modo particolare del petrolio, quindi gasolio, eccetera. È ovvio che se useremo sempre più macchine adatte al tipo di coltivazione che abbiamo, che non siano macchine lussureggianti del tipo ho preso la Ferrari per fare i trattamenti antiparassitari, è fuori discussione che se io adeguo all'interno del mio frutteto anche le macchine, faccio un risparmio di consumi energetici attraverso le macchine stesse. Fitopatologia, abbiamo già detto, qui purtroppo a volte, come dicevo prima, può essere il cambiamento climatico responsabile, ma non è sempre detto. Poi c'è la gestione dei terreni. Io qui, soprattutto in relazione alla fertilizzazione, eccetera, lascio la relazione poi del dottor Draghi, che ovviamente vi toccherà molti aspetti anche più pregnanti di quelli che ho toccato io fino ad oggi. Dico soltanto comunque che le pratiche agronomiche che noi dobbiamo mettere in moto hanno una finalità sia di tutela dei territori, ma anche di gestione ambientale, perché eventualmente cosa facciamo? Allora, se lasciamo l'inerbimento, noi troviamo un sistema di ciclo intero fra le piante, l'ambiente e il suolo. Se non teniamo gli inerbimenti, dobbiamo lavorare il suolo. Possiamo stare all'aspetto del diserbo che va eventualmente ridotto il più possibile, magari anche solo diserbando in piccole parti, ma se lo eliminiamo, torniamo alla gestione meccanica dei suoli o delle erbe infestanti che stanno sul terreno. Però in questo
questo caso noi torniamo ad impiegare nuovamente dei ganci. Se andiamo indietro solo a prima della seconda guerra mondiale o anche della guerra mondiale, sapete che la fattrice erano i buoi, i cavalli o i somari. Si può tornare attraverso ad un'agricoltura di quel genere, poi bisogna fare un po' di riflessione su quello che vuol dire, ottenendo eventualmente anche della sostanza organica per rigenerare i suoli invece dei enzimi di sintesi, che anche questi hanno dei grossi costi energetici in termini di produzione degli stessi, però c'è da fare anche un ragionamento un po' di tipo culturale, non solo culturale, ma anche culturale ed economico. Torniamo ai sistemi più chiamati, fra virgolette, primitivi, per eventualmente dare un nostro contributo alle emissioni di CO2 o agli innalzamenti di temperatura. Siamoci, perché ovviamente se poi l'agricoltore si ritrova a produrre qualche cosa che intanto gli costa maggior fatica, in più gli costa anche molto, quel prodotto che metterà sul mercato esiste già nell'agricoltura cosiddetta, nell'agricoltura organica, non potrà avere il consumo, i prezzi che già sono alti le volte, ma che hanno oggi. Costeranno di più i prodotti anche al consumatore. Quindi, campo molto, molto particolare sul quale occorre ragionare. Io fermo perché credo di. Scusate gli intermezzi iniziali, mi sentite ancora, vero? Sì, la sentiamo bene adesso. Okay. Sì. Mi fermo qui, non so se ho centrato l'obiettivo, avevo un rumore prima che mi disturbano, siamo sempre in bilico, vedete questa è una foto famosa, tratta New York, il mondo è cambiato fortunatamente, però ci vuole la rete anticaduti, lì ovviamente non c'era. Vi ringrazio, scusate. Grazie.